Pensiamo che sia un tema fondamentale per lo sviluppo economico, per il benessere delle persone e per il successo delle imprese. Quindi ci sembra un'idea molto importante, convincente, difficile da realizzare, perché includere è un processo che richiede passione, disponibilità, competenza, comprensione degli altri. Dunque è un lavoro molto impegnativo, ma è fondamentale per avere successo sia nel mercato che nella società. Peraltro l'agenda ONU 2030, che è stata approvata nel 2015, contiene molti aspetti importanti, coerenti con l'inclusione. E dice ad esempio, e questo è un impegno preso da 193 paesi, che nessuno deve rimanere escluso, nessuno deve rimanere indietro, nessuno deve sentirsi, come dice Papa Francesco, uno scarto della società. E quindi a maggior ragione dobbiamo agire e impegnarci per fare in modo che questo processo inclusivo possa consentire il benessere delle persone per il loro futuro. Come nella vostra azienda declinate il valore dell'inclusività? Ma noi abbiamo diversi progetti, ne voglio citare due. Il primo è il progetto che abbiamo costruito. Noi abbiamo nel nostro interno oltre 500 persone che hanno disabilità o svantaggi di vario tipo. E con loro, attraverso un'attività costante, continua, di coinvolgimento, di formazione, abbiamo cercato di creare condizioni perché la loro vita lavorativa sia la più compatibile, agevole e per loro adatta, viste le condizioni che a volte debbono purtroppo sopportare. Secondo esempio che stiamo sviluppando è quello di creare condizioni di conciliazione vita-lavoro, soprattutto per le donne, che possano aiutare le donne a organizzarsi in modo più adeguato, avere il tempo per consentire la cura della casa, perché sappiamo che purtroppo in larga parte questa è un'attività che grava sulle donne, e stiamo cercando anche di lavorare per creare una condizione nella quale la parità possa rafforzarsi. Terzo esempio è quello dell'integrazione generazionale. Cercare di far crescere i giovani, ma di non abbandonare quelli più anziani. Cercare di creare collegamenti, integrazione, collaborazione, condivisione, contaminazione, perché l'esperienza dei più anziani può essere utile per far crescere bene i più giovani.